Hai mai avuto la sensazione che ti stessero disegnando? In che senso, Scrooge? Sfrutta l'abilità di Bugs e Daffy per esplorare l'area del set degli studi. Ah, ma quindi siamo tutti e due? Ah no, ecco. Sono scomparsi ora. Ah no, invece no. Scusami. È come Taz e Bugs. Ovviamente sempre loro sono, però cavolo, è proprio come loro che switchavi da uno all'altro. Dunque, abbiamo bisogno di un po' di soldi per poter uscire da qui, giusto? Ma quanti soldi? Giusto per sapere. E io pensavo che... Ok, scusami. Pensavo che il taxi fosse rimasto comunque qua fuori io. Beh, noi siamo già a quasi $2000, voglio dire. Ma per caso possiamo aprire il passaggio per Daffy? Ah no, aspetta, esatto. Le cassette delle lettere Acme possono trasportare Bugs e Daffy. L'ho scoperto esattamente un secondo fa. Quindi se un passaggio è chiuso da una parte non vuol dire che sia inaccessibile per entrambi. Eccolo qua. Io intanto ne approfitto e prendo tutti i soldi che trovo. Allora, Daffy e Bugs possono aiutarsi salendo sulla piattaforma per due. E incredibilmente però si è zittita la musica. Questo si ripete troppo per i miei gusti. Compri la scimmia. Aspetta, da dove è uscito fuori questo dialogo senza dirmi nulla? A quanto poi? Vedo una scimmia, compro una scimmia, suppongo. Ho fatto proprio una per mille, ok, vabbè. Adesso sparisci, dico, sparisci prima che ci ripensi. Vabbè, grazie. Per mille bufali bufaliti. No, no, più scimmie. Adesso fila o ti prendo a calci. Dico, a calci. La madonna, ma che cattiveria sta gente. Ma pensa a te, ma... la gente famosa come se la tira. È facile rimbalzarci sopra. Ecco qua, a proposito di rimbalzare. Tiè, uno. Ullà, l'ho fatto scomparire. Forse se lo colpisci un po' troppe volte, mi sa che quello scompare dalla realtà proprio. Vabbè, io intanto... Ecco fatto, ui, ecco fatto. E la musica solo adesso è ritornata. Oh, ma la musica in sto gioco? Oh, finalmente. Ma che succede se glielo faccio prendere, Titti? Improvvisamente il grande cacciatore vede la sua preda. Vieni qui, mio piccolo amico canarino, che ti faccio arrosto. Mi è sembrato di vedere un gatto. Ma... è proprio un gatto. Ma se io non faccio nulla. Ehi, amico, te lo mangi quello? O, no, oppure no? Lo guardi solamente, eh? Io vi denuncerò alla protezione animale. Siamo... Chi li capisce quelli? Siamo anche noi animali, non vorrei dirtelo comunque. Ecco fatto. Intanto richiamiamo anche Bugs. Oi, calmo. Che è successo? Scusa un attimo. Ha fatto... un attacco, in salto. Se saltiamo e facciamo quadrato fa un attacco. Questo si muove? No, strano. Ecco qua. Ma questo attacco qui invece, ok, mi fa abbassare letteralmente fino in fondo. Quindi vuol dire che qualsiasi cosa ci sia giù la distruggiamo. Ma che bello passare per tutti gli studi della Warner così. È davvero un'idea fighissima. Ok, però lui non si arrampica, aspetta. Abbassati, bravo. Ecco, ah giusto. Tu fai solo... Ecco, qua, allora facciamo... Facciamo cambio, aspetta. Finalmente anche per me un po' di verità. Facciamo cambio che così facciamo il doppio salto ed è più facile per me muovermi. Ok, calmi un attimo. Ecco fatto. Perfetto, quindi... Ah, dobbiamo arrivarci con entrambi, va bene, va bene. Calmi un attimo allora. C'è per caso qualcos'altro a queste parti? Non mi sembra, quindi. Ecco qua, uno. Smettila di rubare la gloria. Oi, oi, la visuale, la visuale. Calmi, calmi, la visuale. Allora, quindi uno a posto. E ora, due. Dobbiamo arrivare dall'altra parte. La domanda è, ci arriviamo? Speriamo. Urrà, sono ricco. Per grandi distanze? Ah, devo premerlo ripetutamente. Ah, cavolo. Sai, allora, appena ho visto che si è abbassato subito ho detto, ma non è che devo schiacciarlo sempre? A quanto pare sì.
Oh, aspetta, tra l'altro c'è un trofeo. A che velocità dobbiamo premere questa X, però, noi per arrivare dall'altra parte? Ok, ce l'abbiamo fatta, finalmente. Mamma mia. Ok, che cos'è questo? Le antiche rovine? L'Egitto? L'antica Roma? Ok, io intanto mi prendo questo e avanziamo. C'è differenza fra dare un indizio a qualcuno su quello che accadrà in futuro e colpirlo in testa. E io intanto, esatto, a proposito di colpire qualcuno in testa. Intanto abbiamo già recuperato quasi tutti i soldi che abbiamo speso poco fa, quindi subito, sì signore. Non mi posso neanche troppo lamentare. Lo sai, questo non è mica un solitario. Ho capito. Allora, rompono costantemente le palle sul fatto che devono fare cambio l'uno con l'altro. Però quando fai cambio con loro, poi si lamentano così solamente loro. Torno indietro come l'ultimo assegno che ha firmato. Ma porca miseria. Vuoi scomparire, per favore? Oh, finalmente, grazie. Sai com'è, le star ogni tanto hanno bisogno anche dei loro momenti da soli. Sento rumori di ranocchia. Mi stai forse a indicare che c'è nascosto da qualche parte la statuetta? Posso dire che un grande problema che vedo è veramente la telecamera, però. Eccola qua la ranocchia, comunque. Oh, davvero, la telecamera, però, mamma mia. Che nervi che mi dà. Ma... ah, ok, no, pensavo per un secondo di potermi arrampicare qua. Dio mio, sta telecamera. Ok, proseguiamo di fuori. Probabilmente questa era solo una zona per farti prendere un po' di soldi e quella statuetta. E dobbiamo lanciare delle galline, immagino. Mi ricorda un pochino Crash Tag Team Racing tutto ciò, Le missioni con le galline. Ok, come faccio a prenderle col cerchio, a quanto pare? Pollo bomba Acme. Per lanciare un pollo bomba premi cerchio, puoi mirare tenendo premuto, madonna mia, e usando S. Ok, eccolo lì, vai bomba. Madonna mia, che lancio dritto per dritto che ha fatto. Pollo, vieni qua. Ma a parte, scusami, non è un po'... boom, guarda, non so cosa pensare. Degli animali che lanciano degli altri animali che sono delle bombe. Io credo che la PETA qui abbia un po' da ridire, vero? Giusto curiosità, aspetta. No? Volevo vedere se potevo rompere un attimo il gioco anche in eventuali futuri tentativi. Vieni qua. Porca. Vieni qui. Aspetta, giusto curiosità, Vabbè, no, dai, non sprechiamo il pollo. Volevo lanciarlo contro il tizio per vedere se esplodeva. Fermo di qua. Dio mio. Si è aperto il passaggio. Oh, finalmente. Ho visto però che c'era da questa parte... oh, quanto è lenta la telecamera. Da quella parte c'è una statua. Come ci arriviamo noi là sopra? Posso saltare sui muri. Fantastico. Allora, ecco fatto. Siamo di nuovo finalmente a 2000 e passa monete. Ok, volevo vedere se c'era qualcosa là dietro. Possiamo proseguire e avanzare nella prossima... ah, porca. Pensavo di essergli sfuggito. Ecco qua, dicevo, nella prossima zona. I carrelli dello studio sono impazziti. A me non sembra, sembra che siano loro ad usarli, sai? Ok, che cosa ci devo fare col carrello? Va bene. Questo è un lavoro per l'impavido Daffy. Allora, io intanto mi libero di questo. C'è di nuovo Daffy, di nuovo Daffy, sì, c'è di nuovo il gatto e Titti. Andiamo ad interrompere di nuovo il loro gioco. Malato. Oh, no, invece è solo Titti. Ciao. Ecco l'ingattaccio con la sinfonia di sogni anzi amici. Mi hanno incastrato, castigli. Lo so, mi dispiace. Sì, Lo sei fatto un mega spasso. Che è successo? Mi è mancata la nonna, piccoli cari. Oh, grazie. E visto che stai restituendo animale, potresti trovare il padrone di questa scimmia. Sono sicura che appartiene. Mi regalano una scimmia, fantastico. Sei dolcissima, nonnina. Scimmia bonus, hai salvato Titti da Silvestro, grande. Quindi ci sono anche scimmie regalo, oltre a scimmie a pagamento, Vabbè, con l'impavido Daffy andiamo a prendere il carrello ora.
Sali? Macchinette da 4 soldi. Ho capito, macchinetta a 4 soldi. A meno che non ci siano delle chiavi in giro da prendere, oppure un costume come l'altra volta. Sai che però mi dimentico di farlo, ma dovrei farlo più spesso, lanciarmi di sotto e vedere se esce fuori qualcosa. Esatto, ho visto adesso un lingotto d'oro. Magari, sai, anche solo la statuina potrebbe nascondersi qui. Solo che ovviamente io sono talmente preso dal gioco e dalla storia che fare tutte queste cose qua poi me le dimentico. Eccola qua, infatti, la statuina. Guarda, sicuro me ne sono perse un sacco prima, di sicuro, guarda. Non mi metto neanche a fare backtracking, perché tanto, se mai vorrò ricompletarle o ricercarle tutte, lo farò. E infatti, ecco qui la scatola. Affitta il costume impavido Daffy. Dunque, impavido Daffy. Ok, vediamo il suddetto costume. Abbiamo 30, qualcosa. Quando indossi il costume dell'impavido Daffy, è invincibile. Può partecipare agli eventi per soli coraggiosi. Attenzione, l'affitto di un costume non dura per sé. Ah, ma porca miseria, ma scusami. Cioè, io ho perso il tempo. Ma porca. Dai. Macchinette da 4 soldi. Ma cosa devo fare? Ho già capito. Devo droppare la bomba a qualcuno e poi evitarlo. Devo evitarlo per 30 secondi. Vabbè, guarda. Io. Ah, cavolo, volevo andare. No! Maledetto! Vai via! Guarda che stronzo, mi stai inseguendo proprio pelo pelo! Guarda che stronzo, vai via! Vattene! Vattene via! Kaboom! Per fortuna. Sai che la strategia giusta potrebbe essere in realtà tienila fino agli ultimi secondi. Oh, giusto. E poi beccatevela. E poi continua a fuggire. O se no, sai quale potrebbe essere un'altra idea? Potresti inseguirlo. Potresti tipo inseguire tu lui. Io continuo a sfuggirgli così ora. Ho trovato la strategia giusta per non farmi prendere e la userò fino alla morte ora. Eccola qua. Ecco, adesso che c'è l'ultimo. No, ce ne sono ancora due. Io pensavo che ne era rimasto solo uno. Chi è? Sei di serie C. Sei di serie C. Cosa siamo, in Aladdin? Ah no, non siamo alla Disney. Bastardo. Ok. No, 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 no. Dio mio. Ste curve improvvise. Uff. Ok, ultimo round. Bastardo preso. Perché tanta fretta, amico? Ok, l'abbiamo preso, quindi adesso basta. Si fugge e basta. Ah, Gesù. Non so se era ovvio il fatto che questo fosse il modo giusto per sfuggire a sta gente, però guarda. Kaboom. Tutto in un giorno solo, signori. Che culo. Mamma mia. Ti serve Bugs per saltare in alto. Premi triangolo per cambiare. Chi l'avrebbe mai detto? Ma davvero? Io prima però vado a rompere un po' di cazze. Ok, intanto abbiamo anche trovato un'altra statuetta. E abbiamo anche trovato altri semi. Fantastico. Vieni qua, Bugs. Perfetto, che così dopo tocca a te. Forza, Bugs, tocca a te. Salire qua dentro. Ecco fatto. Allora, aspetta. Prima di fare qualsiasi cosa. Esatto. Esploriamo, vediamo che cosa c'è in giro. E tra l'altro, ecco fatto. E ora, dove è andata? Dove è andata? Eccola lì. Fermati, maledetta scimmia. Non la vedo. Presa. Due volte e tre volte. Mamma mia. È molto più facile farsene regalare le scimmie. Ok, usciamo. È esploso il serbatoio idrico.
È diventata una piscina, insomma, gli studi della Warner. C'è l'acqua per davvero. Va bene, e allora avanziamo. Eccoci qua. Lo studio è allagato. Trova Daffy per farti aiutare. Ma scusami, non po- esatto. Stavo dicendo, ma se faccio triangolo non me lo posso far cambiare in automatico? Ok, e io che immaginavo che succedesse solo all'opera. Quindi le casse queste qua, Acme normali, vanno giù. Vabbè, tanto abbiamo il doppio salto per noi. Avanti, Bugs. Se non fosse per la telecamera è molto più facile poter passare in realtà. Ecco, e là tra l'altro ci sono dei bei soldini. Io però faccio prima fare il percorso, mi sa, vero gioco? È questo che mi stai dicendo, evita di saltare perché tanto cadi lo stesso. Calmo. Aspetta. Allora, ma quanti soldi? Ma è perché secondo me tutta l'acqua ha rotto praticamente tutte le casse, quindi sono spawnati tutti quanti i soldi. Detto ciò, dove dobbiamo andare noi? Da questa parte? Andiamo di qua allora. Ecco fatto. Attenzione alla telecamera. Ok, non so dove io debba andare, ma in ogni caso proseguo per la mia strada. Ah ok, in entrambi i casi dovevo andare da questa parte, quindi forse abbiamo preso addirittura il giro lungo, sai gioco? Io l'ho preso perché pensavo, boh, metti caso che c'è qualcosa da questa parte. Invece no, a quanto pare mi sbagliavo di grosso, cacchio, pensavo che ce l'avrei fatta. Vabbè, a sto punto scusami, ecco fatto. Era forse anche un'opzione migliore morire per poi riprovarla, guarda. Ecco qua e via. Se non fosse che la precisione non è il nostro forte, a quanto pare. Ci arrivo con un salto? Certo che ci arrivo. Con il giusto pelo, tra l'altro, ci siamo arrivati. Calmo. Va bene tutto, però. Ecco qua, proseguiamo. Vai. Perfetto. Ma dite che tutti quei soldi che ci sono qua attorno poi ce li fanno prendere? Perché sai com'è? Va bene tutto, però aspetta. Ah, infatti volevo... Vabbè, forse non mi conviene neanche. Stavo guardando il lingotto d'oro lì, ho detto sai che quasi. Anche se ci crepiamo. Esatto. Che culo, aspetta. Non vedo, ok, vai, corri. Che culo. Anche nel mio tentativo furtivo siamo riusciti a fare qualcosa che il gioco non aveva previsto. Oh, cacchio, calmo, va bene tutto. Però devi fare attenzione, Bugs. Allora, di qua, calmo. Ok, ne manca solo uno. Perfetto, aspettiamo perché non voglio morire proprio alla fine. Vorrei evitare. Eccoci qua. Ma quello è un tappo? Ma davvero? Devo andare con Daffy a fare tutti i tappi? No, ti prego. Ok. Come si dovrebbe fare? Ma porca miseria. Nuota, Daffy! Leva i tappi. Tuffati per i soldi, Daffy. Ma... Meno male che mi sono avuto le... Questa è l'animazione di nuoto? Ma porca miseria. Non vedo. Gioco. Leva tutte ste cose. Sono troppe cose davanti. Gioco, non vedo. Ah, così, aspetta. Si incastra il tasto, aspetta. Ecco, fatto. Si stava incastrando il tasto ed era rimasto bloccato, aspetta. No, più avanti. Che palle che devo prenderli proprio precisi i soldi, Ma allora, in sto gioco c'è un problema di sovrapposizione dei testi. Quando inizia un testo, lo finisce, e se ce n'è un altro che lo segue, deve per forza continuare quello che sta già facendo e poi finire anche l'altro. Cioè, non c'è un momento in cui non stanno zitti. Meno male che mi sono unto le piume stamattina. Cosa vuol dire mi sono unto le piume? Stai nuotando. Ecco, fatto. Ci manca ancora molto? Credo di sì. Però prima di, esatto, andare a togliere tutti i tappi,
Andiamoci a prendere prima almeno le banconote. Ecco qua. No, più avanti. Ecco qua, grazie. Guarda quanti dialoghi che fanno ogni volta. Ogni volta che inizia un dialogo ne sovrappone poi subito un altro dopo e per 5 minuti va avanti a parlare. Che vabbè, per Daffy voglio dire, è anche normale fra un po'. Però proprio devi essere precisissimo per andare nel punto giusto dove il gioco vuole che tu vada, anche solo a premere un tasto. Proprio non c'è il limite alla precisione. Ecco qua, io intanto mi faccio una bella scorticina più avanti di soldini, grazie. Ecco qua, sono appena 200 dollari in una botta sola. Ma ecco, se tipo, esatto, io vado di qua. No, non c'è niente di segreto, strano. Potevano infilarlo qualcosina in questa zona a fine livello. D'accordo, ci mancano solo altri due tappi. Quindi uno, no, più avanti, dicevo uno. Ecco qua, vai, apri sto tappo. Perfetto. E infine, ecco anche l'ultimo finalmente. Apriti. Ecco. Dai, apriti. Ecco qua. Oh. Ed ero sottoterra io, sott'acqua tra l'altro. Ah, è vero. Stavo giusto chiedendo, ma non ci potevo salire. Ma dai. No, dai, devo inseguire la scimmia là sopra. Prendi quella scimmia prima che fugga, ma porca. E dove cacchio deve fuggire? Sembra niente male, ma è interamente. Non vedo. Costruito in cartapesta, l'apparenza inganna. Sembra niente male, ma è stato costruito in cartapesta. Allora, ci mancano in realtà solo 5 sulle nuvole, siamo? Daffy può volare per grandi distanze. Non indicare, non indicare. Ma tu come cacchio sei arrivato qui? Ma porca miseria sta gente. Siamo morti? O si è caduti di sotto? Sai che mi aspettavo esattamente questo io. Vabbè, ma insomma non può neanche fuggire allora. Se c'è la possibilità che tu cadi di sotto, in pratica allora non puoi far fuggire la scimmia. Spero, più che altro. È una speranza la mia. Dunque, calmi un attimo. Io prima voglio prendere... Esatto, questo. Calmo. Va bene tutto, però. Ce ne sono due, tra l'altro. Siamo proprio, mi sa, a fine livello. Perché se già ne abbiamo mancato qualcuno e qua siamo a 17, secondo me... Qualcuno è qua nell'erba. E ti dirò, già che siamo anche caduti, potrei, vorrei non farlo, ma credo che lo farò. Che poi tutto questo sarebbe semplificato se la vibrazione funzionasse sull'emulatore. Vabbè, niente, ho trovato solo soldi. Quindi se il consiglio è Daffy può volare, allora Daffy deve volare. Vieni qui. Vai. Va bene quando avrai finito di sterzare, va bene. Ok. Qua purtroppo esiste un problema che si chiama Daffy e le distanze. Ma porca miseria. Allora, il problema del volo di Daffy è che tu devi farlo al massimo della sua altezza. Ah, cacchio. E poi iniziare a premere convulsivamente. Aspetta un secondo. Ci sono soldi e altro mangime là sopra. E poi preme convulsivamente anche la X per farlo volare. Prendilo, prendilo, prendilo. Ah, porca miseria, sfuggita. Quanti soldi? Vabbè, non mi va neanche di stare qui ad allungare il percorso per niente. No! Ho voluto tagliare. Ho cercato di fare il furbo, ma non ha funzionato. Eccola lì la scimmia. Ferma lì, maledetta. Ok. Quindi dagli la rotolata non funziona. Devi proprio colpirla a padellate. Maledizione. La curva. Ogni volta non riesce a curvare quando sta volando questo. Ok. Finalmente rieccoci alla cisterna. Dove c'è la maledetta scimmia? Ma... aspetta, ma posso girargli in contromano allora? Ma porca, è che non so. Inutile ammasso di peli, torna subito indietro.
Vabbè, ma basta che sto fermo io allora. Aspetta, scusami. No, ho bisogno di muovermi per far sì che lei inizi almeno a fare il giro. Dai. Dai. Allora, aspetta, ferma lì. Dritta verso la tua morte. Un'altra scimmia per la collezione. Fermo un po'. Per tornare sulla terra con sicurezza utilizza le scale. Eh certo, come no. Congratulazioni, hai completato tutte le sfide della Warner Bros. Studio. Ritornare alla mappa? Ma certo.